capacità di sognare, perché concordo perfettamente con le parole del già dottor Barbato, e che ringrazio e sono onorato di poter vivere questo momento, perché insomma, durante il nostro percorso abbiamo sempre parlato del bisogno di questa città di ritrovare una sua dignità, del bisogno dei cittadini di trovare un loro riscatto in un percorso di legalità che già il dottor Barbato aveva iniziato a fare, gliel'ho sempre riconosciuto anche durante le fasi della campagna elettorale. Ecco, questo percorso, questo primo passo è stato già compiuto, noi non dobbiamo fare altro che continuare su questa strada, ma facendolo anche appunto col sorriso. Questa città, questa comunità aveva bisogno di ritrovare il bisogno di sorridere, aveva bisogno anche di, ha bisogno di riabituarsi alla bellezza, ha bisogno anche di pulizia in tutti i sensi. Il percorso del dottor Barbato è stato sulla linea della legalità, quindi un percorso che ha intrapreso di legalità. Da dove riparte e cosa proseguire? Ma adesso io i consigli al dottor Barbato glieli chiederò perché conosce la macchina amministrativa, perché ha individuato insomma, i problemi di questa comunità e quindi adesso sarà importante saper mettere bene appunto la macchina amministrativa.